Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi recensione del profumo delle foglie di tè di Dana Jefferies, nata in Malesia ma cresciuta in Inghilterra. Siamo negli anni 20, la nostra protagonista è Gwen, che ha scelto di seguire il marito a Celion. Ma Lawrence, appunto suo marito, una volta che lei arriva a casa sua non è più lo stesso, infatti è sempre occupato nella piantagione di tè, è distante e lascia la moglie a occuparsi della casa, che per lei nasconde tantissimi segreti, in particolare un baule impolverato e una piccola tomba. Una volta che Gwen rimane incinta, sembra che tra i due coniugi vada meglio. Però una volta partorito, Gwen fa una terribile scoperta e deve prendere una decisione. E per tanti anni nasconde un segreto appunto legato al suo parto e ai suoi figli. Ovviamente lei non ha il coraggio, di raccontare tutto al marito, di raccontare a qualsiasi altro quello che ha scoperto. L'unica a conoscenza di questo segreto è Navina, la sua serva. Questo libro è stato devastante, soprattutto nella parte centrale. L'inizio è stato un po' deve ingranare un pochino, diciamo, all'inizio, però diciamo che ingrana benissimo, perché ovviamente all'inizio la protagonista si deve ancora presentare, deve scoprire una nuova città, una nuova casa, nuovi personaggi, nuove persone e quindi diciamo che nelle prime 100 pagine diciamo così, però poi riprende benissimo perché comunque la scrittrice fa riferimento anche a tanti usi degli anni 20, soprattutto nell'Inghilterra e a Celion, quindi riprende anche interesse, diciamo, sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la storia, invece, è tutto nella parte centrale e finale. Infatti, vediamo Gwen combattere contro il dolore di mantenere questo segreto, perché alla fine si parla di questo, la storia gira intorno a questo segreto e questa decisione che Gwen ha dovuto prendere. Però poi, scopre che tutte le sue pippe mentali sono andate a puttane, perché scopre la verità. E sul segreto che in realtà ha anche Lawrence, anzi due segreti. Noi lettori sappiamo qual è il segreto di Gwen, però lei si fa tante pippe mentali che ovviamente ha fatto sputare il rospo anche al marito, che aveva anche lui dei segreti, perché sì, in realtà ci fa capire la scrittrice che anche Lawrence nasconde qualcosa, però anche lui nasconde questi segreti perché è ferito, perché prova dolore, quindi alla fine mantenere questi segreti in realtà li ha fatti solo soffrire di più. E quindi diciamo che fa soffrire tantissimo questo libro, anche io ho sofferto insieme a Gwen. Diciamo che lei ha sempre stata sotto la mia ala, diciamo, io l'ho sempre protetta, o quasi sempre, cioè ci sono state certe volte che io l'avrei presa a schiaffi proprio, a pizza in faccia, perché tu non ti puoi comportare in questo modo, dai no. Però diciamo che per la maggior parte del libro lei ha avuto il mio sostegno, soprattutto in certe situazioni che proprio veramente in quei casi sono stati gli altri a doversi meritare certi schiaffoni che neanche vi immaginate. Allora, questo è stato il primo libro che ho letto di questa scrittrice e mi ha fatto davvero un'ottima impressione. Ho dato 4 stelle su 5 a questo libro, quindi veramente ottimo. A parte un po' l'inizio, però merita tantissimo, è un ottimo libro. Tra l'altro costa 3,90 euro, perché ovviamente la Newton Compton ci fa sempre questi regali. Io non so come ringraziare Newton Compton, veramente grazie di cuore. Perché davvero certe persone pensano che se un libro costa poco non è valido, non è vero, diffidate da questi pregiudizi, comprate Dana Jefferies a 3,90 euro, qualsiasi altro libro non lo so, comunque questo sicuramente sì e ovviamente io ho intenzione di recuperare anche gli altri romanzi che Dana Jefferies ha scritto, però suppongo, questo non lo so, che lei, la scrittrice, abbia messo, in particolare in questo libro, il suo dolore, perché ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che le è morto un figlio a 14 anni. Penso incidente in moto, almeno è così scritto su Wikipedia.
Quindi da questo libro ho potuto percepire il suo dolore, il dolore della scrittrice. In particolare poi capirete il motivo per cui ho pensato ciò, adesso non ve lo voglio dire perché sarebbe spoiler, il più spoiler degli spoiler. Quindi non so se poi anche negli altri libri ritrovo poi questo dolore che ha la scrittrice, perché immagino quanta sofferenza abbia avuto nella sua vita dopo la morte di suo figlio. Ovviamente lei ha anche un'altra figlia, però non posso neanche immaginare quanto possa aver sofferto questa donna e quanto soffre ancora, perché comunque è ancora viva. Quindi io suppongo che abbia raccontato anche un po' di sé in questo libro, molto di sé in realtà, esponendo tutto il dolore di una donna che ha perso un figlio. Penso che anche negli altri libri faccia ciò, non lo so. Comunque è un libro che fa riflettere tantissimo, nonostante sia molto triste, alla fine si risolve tutto, o più o meno, comunque, va a finire benino, ecco, diciamola così. Bene, io non so più che altro dire in realtà, oltre che questo libro consigliatissimo, libro ben valido e a un prezzo molto molto basso, quindi ve lo consiglio. Bene, questo video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, fatemi sapere nei commenti se avete letto questo libro, cosa ne pensate, oppure se avete letto qualcos'altro di questa autrice e se mi volete consigliare un suo altro romanzo. E iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!